eccoci tornati a Breaking Lab. Io sono Giulia. Abbiamo appena parlato di glutine e perché non dovremmo eliminarlo dalle nostre vite a meno che non intolleranti. Noi dobbiamo salutare. Sì. A malincuore io vi saluto. Purtroppo non riesco a fermarmi fino alla fine della puntata. Ma lei fa cose importanti. Ma ci ascolterà. Esatto, ma vado a lavorare. Esatto. Quindi vi ascolterò. Quindi buona perché vi ricordiamo. Buon turno. Fai tu? Dove io, vai? Lavoro in ambulanza anche. È una brava persona. Esatto. Corro a salvare vite. Brava, grazie. Buona meno male persona. Che ci sono persone come te. Ciao. Ciao Ilaria. Buon lavoro. Ciao, ciao. Buon lavoro. E rieccoci a bomba. Adesso una super rubrica. Una grande novità di quest'anno. Vi lasciamo al jingle. Perché è il momento di Che Sasso Dici. Esatto, esatto. E di cosa ci parlerai oggi, grande oggi Dani? Parliamo di Venezia, che è stata passato un periodo difficile in questi giorni. Ma cosa c'entra con i sassi? C'entra. Adesso introduciamo bene il discorso, poi ne parliamo. Allora, che cosa è successo a Venezia? Qualche giorno fa, il 12 novembre, l'alta marea alle ore 11 ha raggiunto 1,87 m. Tantissimo. Per tantissimo. Da quant'era che non succedeva? È tipo un ultra. Allora, il record è del 66, che è 1,94 m. Però era una cosa abbastanza sporadica. Cioè, adesso ormai è diventata e diventerà una cosa normale, la normalità a Venezia. Qual è la condizione di Venezia? Perché? Perché Venezia è costruita, si basa su pali di legno che poggiano su sedimenti fini, e questi sedimenti fini si stanno compattando, come è giusto che sia. Sotto Fanghiglia. Il peso, esatto, di 11.000 anni fa, sotto il peso stanno perdendo acqua e quindi si riduce il volume. Riducendosi il volume si sta sprofondando. Quindi questo è il motivo? Letteralmente uno dei motivi. Affonda. Letteralmente. Affonda già di suo. Alta, questo per sua stessa natura. Esatto, perché per costruzione, per antonomasia anche. Ma perché sotto cosa c'è? Cioè, nel senso, sta sotto ci sono se stessa, ma perché sotto il materiale c'è circa, cioè materiale devi immaginare non coeso. Del fango non compattato. Esatto. Che nel corso del tempo si perde compatta, acqua, esatto. E quindi riduce volume e quindi sprofonda. Okay. Però questa cosa si in questa settimana, in questi giorni, è unita anche all'acqua alta. Sì, perché come se non bastasse, e ai venti ovviamente forti. L'intervento quindi antropico ci esatto deve mettere del suo. Certo. Esatto, quindi cambiamento del clima, tutte queste cose qua hanno peggiorato la situazione. Che cosa succede? C'è l'abbassamento del terreno che in geologia è detto subsidenza. Quindi lo sprofondamento del suolo. Però se io aggiungo lo sprofondamento del suolo al fatto che il livello del mare, di tutti i mari, si sta innalzando, vuol dire che l'alta marea sarà più potente. Certo. Quindi ci sarà più dislivello disponibile. E quindi l'acqua alta sarà sempre più un problema, giusto? Mamma mia. E oltre, io vorrei citare anche le costruzioni che si sono danneggiate, cioè San Marco. Cosa si è danneggiata? Esatto, per perché acqua salina, ristagna. Ah, okay, e quindi non perché sono arrivati detriti. Hanno No. Okay. Comunque danni non irreparabili, però costosi. Sì, immagino. Poi la libreria Acqua Alta, che a me ha fatto ridere sentirlo, però poverini, mamma chissà mia quanti libri io hanno perso. Io ci sono stata diverse volte, tra l'altro era meravigliosa. Ma io ho visto casse e casse di libri ormai da buttare, a me spiace un sacco. Mamma mia. Poi il teatro La Fenice. E vabbè, senza dimenticare le case dei privati, oltre i palazzi pubblici anche i negozi. Al momento sono ancora senza corrente? No, non credo, ma mi sa che hanno bloccato i mutui fino a non so quando. Chiaro. E ovviamente stanzieranno dei fondi per le riparazioni, certo, perché comunque, poverini, non è colpa loro. No. Ma sto Mose? Il Mose, vabbè, comunque parliamo di subsidenza, poi tocchiamo il Mose. Scusa. Subsidenza non può volevo succedere dopo per due cause. Una è indotta da attività umane, stranamente. Quindi se io pompo acqua dagli acquiferi sotto al suolo, che cosa succede? Tolgo qualcosa al suolo e questo suolo si compatta, mm-hmm, e quindi sprofonda. Se questo emungimento di acqua non è regolato come emungimento? Esatto. Senti che termini che tecnici. Non era regolato come nel secondo dopoguerra, quindi dal 45-50 fino al 70,
quindi veniva estratta davvero molta acqua e quindi si sprofondava di molto, cioè 12 centimetri in quegli anni, sono tanti, 12 centimetri, cioè è sensibile all'occhio tantissimo, da vedere. Sì. E poi però l'emungimento è stato ridotto, tra virgolette, è stato regolamentato e adesso c'è solo un problema dovuto al peso dei sedimenti e alla normale subsidenza che è implacabile. Comunque la velocità è di 3 mm l'anno, che però può aumentare per il fatto che cosa? La subsidenza naturale, intendo. No, la subsidenza naturale non può aumentare, però se appunto non è regolamentato l'emungimento può aumentare la velocità, però ormai non c'è più il rischio di peggiorare o aumentare la velocità della subsidenza. Ma sbaglio se dico che il problema il fatto è della subsidenza clima, naturale di Venezia è anche legato a un minor apporto di sedimenti, perché è stato canalizzato, sono stati canalizzati d'acqua. I fiumi, i corsi d'acqua, quindi questi corsi d'acqua non possono più raggiungere, non possono più erodere le sponde, portare sedimento in laguna e quindi che in qualche modo occupare spazio, posso compensare la subsidenza. E non c'è un modo, vabbè, adesso ormai il modo non c'è un modo per far rifluire qualche fiume lì vicino. Non credo, perché ormai sono tutti compromessi. Poi parliamo del Mose, perché comunque questa opera da 3,4 miliardi di euro adesso sta costando 5,5 miliardi di euro. E ci sono varie cause per cui non funziona, manodopera, manutenzione, perché alcune cose si stanno già arrugginendo, leggevo. Ma non abbiamo neanche mai usato. Non ha mai funzionato davvero. Esatto. È nuovo, ma è già vecchio. E pare sia anche sottodimensionato, perché comunque non c'era questa componente quando l'hanno progettato di problemi climatici. E niente, io ho finito, vorrei solo fare un appunto al presidente della Regione Veneto. Poi recentemente una cosa anche io, perché ci tengo, però. Esatto, l'altro giorno ha chiesto, twittato una domanda curiosa. Esatto, ha twittato questa cosa qua: come mai il Mose è costato 5,5 miliardi di euro e non è ancora in funzione? Beh, io lo chiederei a qualcuno, tipo al presidente della Regione Veneto, zio, cioè, se non lo sai tu, lo devo sapere io. Va bene, io invece ci tengo a dire una cosa: giustamente si parla molto di Venezia perché ci sta, però ragazzi, anche il Sud Italia è in ginocchio. Matera è devastata, ora io non conto le varie città della cultura, Matera, no? Sì, esatto. Ma cos'era l'anno scorso, era stata così, in premio internazionale. Non solo Matera, veramente il Sud è in ginocchio, non ne parlano, a me dispiace molto, non che Venezia non se lo meriti, ma lo meriterebbero tutti, quindi esatto. Ci tengo a farlo presente. E con questo intervento di Giulia passo alla mia canzone, la mia canzone è Acqua e Sale di Mine Celentano.